Qual è il più grande rischio per Bitcoin? Prima di poter rispondere a questa domanda, dobbiamo capire perché è nato Bitcoin e che cos'è Bitcoin. Bitcoin è nato in seguito alla crisi del 2008 come risposta a quello che un sistema finanziario, ragazzi, controllato e corrotto. Infatti l'idea di Bitcoin è quella di creare un'unità di valore digitale scambiabile liberamente da persona a persona in modo anonimo ma trasparente, cioè tutte le transazioni sono documentate e visibili da chiunque in qualsiasi momento, ma non si sa a chi appartengono. Quindi contemporaneamente trasparente, anonimo e soprattutto non gestite da un'unità centrale. Questo è Bitcoin detto in parole semplici. Non c'è una banca che lo emette, non c'è una banca che lo controlla, una valuta libera, utilizzabile, che non si svaluta perché è in quantità limitata, esattamente come fosse l'oro, appunto una sorta di oro digitale liberamente scambiabile da chiunque. Non si può bloccare, non si può censurare, libero, accessibile a tutti. Ecco, questa è l'idea di Bitcoin. Fighissimo, io sono un fan, un supporter di Bitcoin, soprattutto perché le valute tradizionali, ragazzi, sono fatte con il preciso obiettivo di controllarci tramite sistemi inflazionistici e deflazionistici. Stampando moneta si va a svalutare quella in circolazione, chi di conseguenza chi la accumula è obbligato a lavorare più sodo, lavorare di più per poterne accumulare di più, perché i prezzi aumentano e il valore del denaro diminuisce negli anni, diminuisce nel tempo. Questo è un sistema, secondo me, truffaldino per tenere vincolate le persone, per tenerle legate, imbavagliate a lavorare inseguendo tutta la vita un pezzo di carta, che è appunto il denaro che utilizziamo ogni giorno. Bitcoin è un pochino la rivoluzione in questo ambito, è quello spiraglio di luce, di potenziale libertà che effettivamente negli ultimi secoli, una grande rivoluzione, una grande rivoluzione digitale, ma anche a livello concettuale, filosofico, ma anche a livello economico, senza precedenti. Ma c'è un ma importante. Per quanto io sia sostenitore di Bitcoin, per quanto io sia a favore di Bitcoin e lo utilizzo costantemente, lo accumulo, lo compro, lo vendo, lo utilizzo, e poi quella è la cosa importante, utilizzarlo, transare, scambiare. Qual è il problema di tutto questo? No, sembra troppo bello per essere vero. Allora, non è troppo bello per essere vero, è un progetto che comunque negli ultimi 15 anni ha dimostrato di essere ben studiato e ben pensato. Sta andando avanti, continua ad andare avanti. Il grosso problema però sta nelle valute tradizionali, nelle banche e in tutti quelli che sono i grossi istituti finanziari. Mi spiego meglio. Ad oggi Bitcoin, mentre all'inizio, all'albori, l'unico modo per accumulare Bitcoin qual era? Era quello di minarlo o di scambiarlo tra utenti. Con l'avvento degli exchange come Binance, è diventato possibile scambiare Bitcoin in cambio di valute fiat, valute tradizionali, euro, dollaro, questa roba qui. Bene, che cosa succede allora in questo caso? Dobbiamo fare un attimo una riflessione, e non ho trovato video di questo tipo, non ho trovato persone che parlano in questo modo di Bitcoin, perché sì, tutto bello, pump, 10x, 100x e tutte le cose varie, fantastico. Però dobbiamo anche capire i rischi connessi, che non sono rischi relativi a volatilità di mercato, tutte queste cose qui. Parliamo proprio di rischi strutturali. E secondo me quello che è il più grande rischio su Bitcoin è proprio derivante dal fatto che è possibile acquistarli con valuta tradizionale. Perché? Perché la valuta tradizionale, ragazzi, viene stampata senza ritegno, e lo stampaggio, l'immissione sul mercato di nuova valuta viene deciso dalle banche centrali. Ora, se le banche centrali volessero accumulare tutti i bitcoin che vogliono, potrebbero semplicemente stampare denaro e distribuirlo per acquisire tutti i bitcoin che vogliono. Cioè, riflettiamo, una società come Vanguard,
una Fidelity, una BlackRock hanno tutta la capacità economica per andare ad acquisire, accumulare un'enorme quantità di Bitcoin. La Fed, la BCE, tutte quelle che invece sono le banche centrali, ragazzi, che stampano il denaro, verosimilmente possono stampare abbastanza denaro da comprare una flotta di Bitcoin e andare velocemente a prendersi un 10, un 20, un 30% del mercato. È vero che ad oggi 19 milioni di Bitcoin sono già là fuori sui 21 milioni totali, quindi siamo in dirittura d'arrivo pian piano verso la fase in cui non saranno più creati nuovi Bitcoin. Però anche è anche vero che i detentori attuali, al di là dei pochi wallet come può essere Michael Saylor, come può essere Binance stessa, Elon Musk e tutte queste persone qui, quindi i grossi investitori, le grosse whale, o tutti i portafogli latenti che hanno acquistato Bitcoin all'inizio e ora sono ancora lì con i loro Bitcoin in tasca, al di là di questo, al netto di questi, che è comunque una buona fetta di market cap totale, tutti gli altri player sono giovincelli, diciamo così, sono persone che hanno acquistato Bitcoin col puro spirito, la maggior parte almeno, speculativo. E non c'è nulla di male, anch'io sono partito con Bitcoin, col mondo cripto, per speculare. Poi ho capito invece la funzionalità di Bitcoin, la grande rivoluzione che porta. Beh, la mia paura è proprio questa, cioè il fatto che la maggior parte di queste persone retail, quindi persone comuni che hanno acquistato Bitcoin per speculare, cedano alla tentazione di svenderlo o anche solo venderlo, quindi venderlo bene, a chi? A queste persone che stampano denaro. Sarebbe per la Fed, per la BCE, molto semplice, secondo me, andare ad acquisire una larga parte di Bitcoin, un 30-40% dell'intera chain, cioè dell'intero market cap di Bitcoin, proprio perché loro li stampano i soldi, quindi non è che gliene frega niente. Ed è questo il problema, secondo me. Il grosso problema di Bitcoin, il grosso punto interrogativo di Bitcoin è questo, perché finché è lì che si fa le sue cose, ok. Ma se questi qua un giorno si svegliassero e decidessero di acquistare gran parte dei Bitcoin, come è stato fatto anche ai tempi con l'oro, cosa succederebbe a Bitcoin? Non sarebbe più così libero, non sarebbe più il Bitcoin che conosciamo. Questo è un rischio molto importante, ragazzi, che secondo me dovrebbe farci riflettere, dovrebbe farci pensare anche su queste dinamiche qui. Quindi sì, io sono un sostenitore di Bitcoin, ma non sono uno che va all in su Bitcoin, ma solo per questo motivo qui, perché altrimenti non ci penserei due volte. Questo è un motivo che mi lascia titubante. Comunque sia, per me Bitcoin rimane sempre meglio delle valute tradizionali, sicuramente. Un ottimo, non solo investimento, è un ottimo sistema alternativo a quello che appunto è il classico denaro. Dobbiamo vedere cosa succederà, chiaramente, nel futuro, come sempre, ai posteri l'ardua sentenza. Però questo è un problema, secondo me, che va meditato, va pensato. E condividere questi video, secondo me, può aiutare a capire alle persone, far capire alle persone che Bitcoin è altro oltre il suo pump di prezzo che va su, to the moon, eccetera. È altro. È un sistema alternativo di pagamento, ragazzi. È un sistema che ci permette di transare, di scambiare valore in modo veloce, abbastanza pratico, soprattutto disintermediato. Questo è Bitcoin. Non è compro a 20, vendo a 60. Non è questo. È anche questo, certo, è anche speculazione, come si fa speculazione sul Forex con le valute tradizionali. Ma Bitcoin è prevalentemente questo. È un oro digitale. E come tale deve essere utilizzato, impiegato per quella che è la sua funzione, che è proprio quella di compravendere, comprare beni online, transare, scambiare tra persone. È questo il nocciolo, il fulcro di Bitcoin. E quando la maggior parte di persone capirà queste dinamiche, capirà che Bitcoin è nato con questo obiettivo e deciderà effettivamente di utilizzarlo proprio in questo modo, qui non solo a livello speculativo, e allora lì ci sarà la vera rivoluzione. E allora lì non avrò più tutti questi dubbi sul fatto che può essere accumulato senza ritegno, volendo,
dai grossi enti. Questa era giusto una riflessione che volevo fare insieme su Bitcoin. Ti ringrazio per avermi ascoltato. Lascia like, iscriviti se ti va al canale, ma soprattutto commenta qua sotto in questo video. Fammi sapere qual è la tua opinione, se condividi questo pensiero, questa paura, questa riflessione. Fammi sapere che cosa ne pensi. Ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.